Stasera siamo a Modena in occasione della seconda edizione del Festival Trasparenze, una settimana di spettacoli, incontri, performance e live. Assisteremo a due spettacoli, Il Drago di Teatro dei Venti e Thanks for Vaselina di Carrozzeria Orfeo. Cosa ne pensi del Festival Trasparenze? Sembra molto interessante questo spettacolo Drago. Teatro della strada è per noi molto anche interessante. Sei venuto dall'Ungheria apposta per vedere questo spettacolo? Sì. Anche se semplice, però crea molte suggestioni e non so, mi fa ritornare bambina. È uno spettacolo che non so, mi smuove l'immaginario, è molto. Anch'io rivedrò lo spettacolo del drago per la seconda volta. Per la seconda volta, quindi anche tu ritorni? Sì, anch'io ritorno. Perché l'ho visto una volta, molto colpito, mi sono divertita, è bellissimo, è fatto bene, è suggestivo, ci sono dei costumi bellissimi, sono bravissimi i ragazzi, gli attori. Cioè sono capace di fare qualsiasi cosa, quindi è proprio bello stare a guardare. Il spettacolo Il Drago è uno spettacolo che merita di essere visto da chiunque, per la suggestione che crea, per come. Beh, descriverlo è. Non ha senso, dovete vederlo. Nato in un giorno di guerra, partorito dalla terra, con sangue nutrito e innocente, con carne pasciuto fragrante, Il Drago! Siamo qui per vedere lo spettacolo dei draghi, abbiamo un bambino curioso. Bambino curioso, cosa ti aspetti da questo spettacolo, bambino curioso? Vedere i draghi! Che cosa ti aspetti da questo spettacolo di stasera? Che sia bello! E cosa deve avere uno spettacolo per essere bello? Il drago! Lo spettacolo? Sì. Perché ti è piaciuto? C'erano delle cose belle. Che cosa era bello? Il drago. Ti ha fatto paura? No. Che cosa ti è piaciuto dello spettacolo? Quei mostri a forma di paglia. Perché?
Perché ballavano bene. Com'è andata? Abbastanza bene, grazie. Il pubblico come ha reagito? Positivamente, direi. Il testo di Schwarz, appunto, il drago, mi colpì in maniera, diciamo, proprio formidabile. Diciamo che è stato il testo, anche se sconosciuto, che più mi ha suggestionato. E dopo molti anni l'idea di farne uno spettacolo proprio di strada. Ti è piaciuto lo spettacolo? Molto. Che cosa ti è piaciuto dello spettacolo? La parte sicuramente dei trampoli, le musiche, insomma, come hanno gestito la scena, ho trovato molto bello. Adesso ti fermi anche per vedere Thanks for Vaselina? Sì. Come mai secondo te si chiama così questo spettacolo? Non ne ho la più pallida idea, non mi sono informata, quindi non lo so. Incuriosita sicuramente, ma non ho delle aspettative precise. E sul titolo, boh, è bello anche quando incuriosisce un titolo, no? È parte dell'attrattiva sicuramente. Perfetto, grazie. Come mai siete venuti a vedere Thanks for Vaselina? Siamo incuriositi dal titolo. Ah, e cosa dice questo titolo? Thanks for Vaselina. No, il titolo in realtà dice per i familiari delle vittime e per le vittime dei familiari. La seconda parte è Irresistibile. Ok, Irresistibile è quello che ti ha incuriosito. Sì, le vittime dei familiari. Sì, molto più della Vaselina. La famiglia cosa c'entra? La famiglia? Perché si deve essere vittime della famiglia, secondo gli autori, secondo te? Non ho idea, lo scopriremo fra 10 minuti, spero. Lo scopriremo dopo. Non conoscevi la compagnia di Gian? Mai no. Visto niente? No. Carrozzeria Orfeo? No. Uno spettacolo secondo te per avere successo deve coinvolgere il pubblico? Non necessariamente. No. La vedo. Questo titolo Thanks for Vaselina? No, aiuto. Beh, a me piace molto. Perché ti piace? Ah, solo per quello, benissimo. No, sta quindi vedendo. Che, di cosa parla questo titolo? No, di cosa parla questo titolo no, lo vedremo. Ma ti prego, sono troppo stanca per rispondere. No, di cosa parla lo vedremo, infatti magari è soltanto fuorviante parla. A cosa serve la vaselina? In questo caso? Sì. A far scivolare dolcemente cose irsute e spiacevoli da digerire. A cosa serve la vaselina? Una domanda terribile questa. Ma a che cosa serve? Cosa lascia presagire questo spettacolo? Ma la usano anche come burro cacao. Togli quel vestito che sei ridicola, balena, fuori cicciona. Necessario perché? Necessario perché parla di adesso, di questo periodo della nostra vita.